Videolettera al popolo delle fabbriche di nicchie. Si tratta soltanto di una comunicazione istituzionale che ha anche però un significato politico. Se volete però è anche il segno di una qualche crisi di astinenza, sia da questo modello di comunicazione, la videolettera, sia l'astinenza da tutti voi, ragazzi e ragazze che in tutta Italia avete fatto delle fabbriche un'esperienza così innovativa, così gioiosa e così speciale, di buona politica. Ecco, io con voi e con gli elettori e le elettrici pugliesi ho assunto degli impegni molto precisi in termini appunto di buona politica, in termini di coerenza tra il dire e il fare. E oggi ho presentato la Giunta, il governo regionale della Puglia. Abbiamo voluto sognare, costruire il cantiere di una Puglia migliore. Per 5 anni questo ha rappresentato un'innovazione, un laboratorio con le sue straordinarie luci e anche con le sue ombre. Ora ricominciamo il cammino. La formazione della Giunta è il primo messaggio che mandiamo al corpo elettorale e a tutti voi. La Giunta nasce sulla base di una scelta forte, nitida, senza compromessi di sorta, la scelta di una perfetta parità di genere. 7 uomini e 7 donne comporranno la nuova giunta, il nuovo esecutivo. Il principio, come sapete, della parità di genere è accolto da tutti, non è contestato da nessun partito, da nessuna formazione politica, da nessuno schieramento. Però è uno di quei principi che viene proclamato alla domenica per essere rinnegato il lunedì. È uno di quei principi che funzionano come l'elastico, che si tirano, si restringono. Bene, noi abbiamo voluto fare di questo principio invece la bussola e l'orizzonte delle nostre scelte concrete. E dunque, 7 uomini e 7 donne. La riconferma di un equilibrio importante tra la politica e la società. Vedrete i nomi di coloro che compongono questa giunta, si tratta di uomini e di donne che nella loro vita, nella loro esperienza professionale, nelle battaglie che hanno contraddistinto la loro presenza sulla scena pubblica, nella loro passione individuale, rappresentano davvero l'energia necessaria per trasformare il disegno di una Puglia migliore in attività quotidiana, in attività amministrativa. Ecco, cominciamo oggi un nuovo cammino. Spero di poter incontrare continuamente tutti voi e tutte voi lungo questo cammino. E mi impegno a fare un rendiconto delle scelte fondamentali che faremo qui, in terra di Puglia, per ricostruire il significato di una coalizione che vuole riconnettere la vita alla politica e vuol fare della politica uno strumento capace di rispondere alle ansie, alle speranze e ai dolori della vita quotidiana. Con questi auspici io vi do appuntamento alla convocazione degli stati generali delle fabbriche di nicchi. Vi chiedo di non mollare, di continuare, sia pure sapendo della necessità di dedicare un po' del proprio tempo anche alla primavera ormai esplosa. E tuttavia la politica e la buona politica hanno bisogno di tutti voi, di tutte voi. E buon lavoro.